c'è qualche persona che dovrebbe ringraziare me? Che io devo ringraziare? C'ha un'oretta, signora. No, in realtà no, devo ringraziare tante persone, ovviamente. Sì, allora, Maurizio Costanzo è stato uno che mi ha insegnato ad essere Giorgio Panariello senza i personaggi, perché mi ha sbattuto là sopra il palcoscenico, ha detto e da lì è partita, insomma, diciamo, l'avventura un po' così, a braccio, senza travestimenti. Poi Agostino Sacca, che adesso è stato per, fino adesso, alla fiction, ma che mi aveva visto appunto al Teatro Parioli, e quando diventò direttore di Rai 1 si ricordò di questa cosa e mi ha dato la grande opportunità di Torno Sabato da Montecatini, il primo Torno Sabato. Ballandi, che è il mio produttore, ma ce ne sono tanti, ma secondo me il più grande ringraziamento, però, se mi permette, signora, vorrei fare la mia nonna, perché... sì, perché la mia nonna è stata quella signora che mi cuciva gli abiti di Renato Zero quando io avevo pochi 19-20 anni, che andavo a fare gli spettacoli nelle ville di Forte dei Marmi, no? Tipo così eravamo. Cioè lì c'erano tutti gli ospiti a cena, io montavo sopra il terrazzo e facevo Renato Zero, queste parrucche, ma gli abiti me li cuciva mia nonna, si metteva lì, quindi un ringraziamento va alla mia nonnina, che non c'è più, ma insomma, che ricordo sempre come la mia prima fan. E fu quella poi che mi disse la famosa frase, che poi ho messo anche nel film al momento giusto, mi disse: se vai in televisione ho fatto un po' di sugo, glielo porti a Pippo Baudo, mi disse. Perché lei aveva la concezione che la televisione ci si vede, buongiorno, buongiorno, siamo già insieme, è tutta un'altra cosa.